La libertà di stampa è fondamento della democrazia, no a tentativi di fiaccarne l'autonomia, così il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ai quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia in edicola con una nuova veste grafica. Sentiamo Simona Sala. La libertà di stampa incondizionata è elemento portante e fondamentale di democrazia, va difesa da qualsiasi condizionamento. Sono parole incise nella Costituzione che il Capo dello Stato ricorda spesso e oggi Mattarella lo ribadisce. Occasione, il messaggio inviato per il rilancio della Gazzetta del Sud e del Giornale di Sicilia, da oggi in edicola con una nuova veste grafica. La libertà di informazione non può essere sottoposta a insidie volte a ridurre autonomia e ruolo del giornalismo, avverte il Presidente. Una stampa credibile, veramente libera e dunque senza condizionamenti di poteri, che siano pubblici o privati. Società editrici pronta a innovare anche sui nuovi mezzi di comunicazione. Sono strumenti a tutela della democrazia. E questa consapevolezza deve saper guidare l'azione delle istituzioni, chiede Mattarella. Nei giorni in cui si accendono dibattito e contrasti su possibili tagli ai fondi per l'editoria e il settore attraversato da tensioni e ristrutturazioni che allertano i giornalisti. Il rafforzamento dell'informazione nel mezzogiorno poi contribuisce alla lotta per la legalità ed è un servizio per l'intero paese. Pluralismo e libertà di opinioni, condivise e non, sottolinea Mattarella, sono imprescindibili per una società democratica. Interventi sul fisco e reddito.